Radio Base. In diretta dal Gifoni Film Festival siamo con Andrea Chimi Antonelli. Chimi, com'è essere qui al Gifoni? Beh, devo dire prima volta a questo festival e devo dire che sembra molto bello, quindi abbiamo appena iniziato oggi, però non vedo l'ora di vedere come si prosegue la giornata. Domenica da quinto sei passato a primo, hai vinto il Gran Premio di Ungheria, che sensazioni hai provato? Beh, sensazioni molto belle, e diciamo che vincere è sempre speciale e devo dire che è stata una gara molto combattuta e non facile. Però molto contento di aver vinto e questo dà la giusta motivazione per questo weekend a Spa. Porti il nome di un campione, ma so che non è per lui. Qual era il tuo idolo da bambino? Il mio idolo da bambino, che è ancora adesso, è Ayrton Senna e non ho mai avuto la possibilità di vederlo dal vivo, però devo dire che mi ha ispirato e sin dai tempi del kart e ancora adesso mi ispira, non solo per il pilota che è stato, ma anche per la persona che è diventato. Qual è il consiglio che daresti ai giovani che si avvicinano alla Formula 1 o in generale comunque alle macchine, alle corse? Di credere sempre in se stessi, di essere forti a livello mentale, cioè concentrarsi sull'obiettivo, su quello che si vuole raggiungere e non fare caso a distrazioni esterne e poi sì, lavorare sodo e soprattutto essere autocritici nei propri confronti, perché questo aiuta tanto a migliorare se stessi. Hai 17 anni, quasi 18, com'è conciliare lavoro e scuola? Beh, non è facile, però devo dire che per ora riesco a gestire tutto abbastanza bene e durante i weekend di gara, adesso no perché siamo in vacanza con la scuola, però durante i weekend di gara solitamente mi porto i libri e quando ho un buco diciamo cerco di studiare, però non è facile e soprattutto quest'anno che facevo tante trasferte, però sono riuscito a finire l'anno senza problemi. Progetti futuri? A livello motoristico? Motoristico? Continuare a far bene in Formula 2 e poi dopo si vedrà quello che succederà. E speriamo di salire di categoria, però la strada è ancora lunga e l'obiettivo, come ho detto in precedenza, è continuare a far bene in Formula 2. Ti faccio una domanda un po' al di fuori dello sport, siamo al Gifoni Film Festival. Film, qual è il tuo film preferito? Film preferito, che sin da piccolo, Cars. Però ne ho altri e riguardano tutti i motori, sinceramente. E anche un film che mi è piaciuto tantissimo è Adrenalina Blu, però sì, diciamo che il mio film preferito in assoluto sin da bambino è Cars. Allora io ti ringrazio Chimi, ti chiedo un saluto agli amici di Radio Base e se possibile ad Alessio, che ti segue da quando eri piccolo. Lui è appassionato di Formula 1, sa tutto di te e non vede l'ora di vederti in Formula 1. Allora un saluto a Radio Base e ad Alessio. Radio Base.